Cari fratelli e sorelle, di fronte al dolore, al male che colpisce in modo particolare gli innocenti, è sempre difficile dare la risposta su dov'è Dio, su come Dio regni. Sembra che metta in crisi proprio la sua presenza e la sua regalità. E di fronte a questa epidemia che colpisce l'umanità intera e di cui tutti noi siamo testimoni diretti, credo che ci venga in mente e ci facciamo la domanda: ma Signore, come stai regnando in questo momento? Dov'è il tuo regno? E devo dirvi e confessarvi che in questi giorni, soprattutto frequentando Casa Sollievo per dovere e il pronto soccorso, questa domanda mi veniva continuamente e metteva e mette in crisi la mia fede, mette in crisi anche la fede di un vescovo. E non ne dovete avere paura, perché siamo tutti fatti della stessa pasta e della stessa fragilità, ma tutti ugualmente visti, accolti, amati e messi in un cammino di salvezza da Dio. Quindi non dobbiamo avere paura delle crisi o delle domande che sembrano far tremare la nostra fede umana, il dono che il Signore ci ha dato nel battesimo. Ma la risposta a dove regna il Signore la troviamo nel Vangelo di questa sera, nella ultima delle tre parabole del cosiddetto discorso escatologico di Matteo, che conclude i grandi cinque discorsi di Gesù e che si erano aperti nel discorso della montagna con le beatitudini. Il testo delle beatitudini e questa parabola del giudizio universale sono da leggersi insieme, sono il medesimo messaggio. Come il Signore, creando l'umanità, ha utilizzato fango e il suo spirito, ha mescolato la fragilità creaturale con la grandezza e l'onnipotenza e la vita divina, rendendoci sua immagine e somiglianza. Così, venendo sulla terra per salvarci e per regnare, ha mescolato se stesso con l'umanità ed è andato a nascondersi, a farsi più presente proprio in quelle parti di umanità più debole, più fragile, più abbandonato. È andato a mescolarsi con gli ultimi, con i piccoli, ha scelto le periferie, i luoghi della miseria, del dolore, della sofferenza. Si è mescolato e fatto ammalato, assetato, affamato, nudo, forestiero, emigrato, carcerato, si è mescolato lì e partendo da quelle posizioni, da quei luoghi più lontani e umanamente meno desiderati e sovente giudicati da abbandonare e da tener lontano, partendo di lì ha incominciato a regnare e regna per poter portare tutti e tutto al Padre, a Dio, perché alla fine
tutto e tutti si compongano nel regno del Padre, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Ecco come il Signore regna, e dobbiamo veramente crederlo. E come testimoni di questa pandemia, dobbiamo dirci che il Signore sta regnando nei tanti ammalati, sofferenti, e che stanno rischiando la vita, e sta regnando in tutti coloro che, credano o no, li stanno aiutando. E in loro e in noi si stanno compiendo le beatitudini e queste domande ripetute ben 4 volte nel Vangelo di questa sera. Qualsiasi cosa avete fatto al più piccolo di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Il Signore regna nell'ultimo e in chi lo aiuta, anche se non viene al momento riconosciuto, e non è riconosciuto né da chi si trova in sofferenza, né da chi aiuta colui che vive nel dolore. Non importa che noi lo riconosciamo subito, quello che importa è che Lui riconosca noi e ci incontri, e alla fine ci possa dire: benedetti, vieni con me, perché avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero malato, ero forestiero, ero in carcere e mi hai assistito. Quando sia chi ha compiuto questo come chi non l'ha compiuto pone a Gesù la stessa domanda, non importa il quando e il dove, importa che sia avvenuto e che avvenga questo incontro tra la fragilità e la sofferenza umana e dell'intera creazione, e lo sforzo e l'impegno a reagire e a porre rimedio. Se avviene questo incontro, avviene l'incontro con Dio e inizia il germinare del suo regno su tutta la terra. Questo testo di Vangelo mi sembra che ci aiuti a rispondere anche alla domanda contenuta nel Vangelo di Luca: chi è il mio prossimo? E che dà occasione al Signore di raccontare la parabola del buon samaritano. E possiamo trovare la risposta: chi è il mio prossimo? Chi è il prossimo? Il prossimo è un grido, è una domanda di amore che viene rivolta personalmente a me ogni giorno. Il prossimo è bisogno di un servizio, di un aiuto che scuote e vuole distruggere il mio egoismo e il pensare solo a me stesso. Il prossimo è uno sguardo che implora continuamente tenerezza e vuole incrociare i miei occhi, abilitandomi a compiere pienamente il significato del mio affetto e della mia affettività. Il prossimo che mi muove così è Cristo. È Lui, perché mi rende alla fine capace di amare come Lui ha amato. Mi rende degno di servire come Lui ha servito. Dà significato pieno alla mia affettività e al mio sentimento, rendendomi cosciente di quelle beatitudini
che ad una prima lettura sconvolgono la mia mente, ma se arrivano al cuore lo riempiono e lo edificano. Il Vangelo di questa sera ci parla quindi veramente di questo regno e di come Dio regna e come vuole chiamarci a regnare e a collaborare anche noi, anche durante la pandemia, al suo regno. Che avvenga così, anche se magari tra le beatitudini dovremo fare i conti con l'ottava beatitudine, quella dell'incomprensione, della critica, addirittura della condanna. Beati coloro che vi perseguiteranno, beati i perseguitati. A volte in questi giorni assistiamo anche a parole di persecuzione e di condanna proprio verso quelli che ci stanno aiutando di più. Dico a loro: non abbiate paura, è segno che il Signore sta agendo in voi e attraverso di voi. È la prova che state nel Vangelo, anche se magari avete difficoltà a credere o a praticare la fede. Pratichiamo la carità, rispondiamo all'appello d'amore, al bisogno di servizio del debole, all'appello alla tenerezza, alla carezza verso chi sta venendo meno. Che sia questo il regnare nostro insieme al Signore, che riconosciamo noi credenti, Re dell'intero universo. Amen.